un centro-sinistra che è notoriamente diviso qui a Prato, riflettendo non solo divisioni nazionali, ma sono scorie che derivano da tanti anni, dalla segreteria del 2010, dalla presenza di Bugetti che ha scompaginato spesso con successo schemi che erano stati prefissati. Adesso, quindi, per esempio, nonostante lei fosse legata alla parte sinistra del partito, ha appoggiato Bonaccini. Certo, l'ha fatto in anticipo su tutti, rendendolo pubblico. Ha messo in crisi sicuramente. E lei, sarà lei la candidata sindaca? Ma, avrebbe tutte le carte in regola e credo anche qualche aspirazione. Avrebbe anche, abbiamo visto, un certo importante consenso della popolazione, direi anche in senso trasversale, otterrebbe anche voti da una parte del centrodestra, insomma. Addirittura? Ma ti spinge a dire questo? La figura, no, secondo me la figura della Bugetti ha un naturale gradimento, non nel centrodestra strutturale, no, no, politicizzato, no, no, certo, ma in elettori che voterebbero normalmente per la destra e che ne fanno poi anche una bandiera, lo dicono spesso. Sì, sì, è vero, social, forse ho capito. Imprenditori che dicono, ma io non voto, però. Ti voterei, questo è il suo grande vantaggio. Bisogna vedere se il partito non procede a strade, a percorsi, la parola che oggi è tanto di moda, così impervi da mandare due persone sul ring, riempirle di cazzotti del amico e poi consegnarle ormai lacere e contuse all'attacco. Mi ricorda qualcosa? Destra, no? Mi ricorda il 2009, no? Insomma. Il 2009 è stato un capolavoro, ma ti ricorda poi sempre cose che ci sono. Invece il centrodestra ha un vantaggio e uno svantaggio assieme. Lo svantaggio oggi è quello di essere al governo, perché chi è al governo perde quasi sempre tutte le altre elezioni. Questo a prescindere dal marchio che di cui si fregia chi è alla guida delle città, ma soprattutto del paese nazionale, perché le cose vanno sempre peggio e quindi si dà colpa al governo e si tende a votare in maniera opposta. Questo è stato il successo recente della Meloni, certo, è stato il successo delle 5 Stelle nelle precedenti elezioni, quelle del 2013 e del 2018. E qualcosa con Meloni fatalmente non andrà bene, non soddisferà pienamente gli italiani e quindi essere al governo quando ci sono delle elezioni locali diventa una piccola zavorra. Un piccolo boomerang. Ma se il centrodestra pratese riuscisse, ad esempio, e ne avrebbe le caratteristiche, a risolvere uno dei problemi atavici ormai logori di questa città, cioè tramite gli organi di governo, risolvere il problema che qui è vicino alla sede da cui parliamo, del soccorso, visto che il Ministero delle Infrastrutture è guidato da Salvini, che ha comunque volontà estrema di realizzare qualcosa, cioè, non è il ponte sullo stretto, ma è il ponte sullo stretto per Prato. Sì, sì, di sicuro è stretto. Un legame con una figura importantissima che sta dietro le quinte, che è fondamentale per la Meloni, che è Giovanni Donzelli, che abita a Prato. Se un giorno il centrodestra decidesse di operare su ANAS, dire vogliamo risolvere questo problema, lo facesse con abbastanza anticipo per non far trovare dei cantieri incerti, polverosi, solamente caotici nel momento in cui si vota, ma qualcosa di definito e di finalmente quasi realizzato per Prato, qualunque sia tecnicamente la soluzione, questa potrebbe essere, secondo me, una carta vincente, la carta che permette di sbaragliare queste elezioni.